L'attenzione degli osservatori internazionali è puntata sulla Spagna, dove si cerca di costituire un governo. E non mancano, pare, le sorprese, perché potrebbe realizzarsi, almeno così si dice, una coalizione assolutamente inedita. Ecco, ma noi non vogliamo anticipare niente, anche perché ci affidiamo per un commento su questo paese che ha tanta importanza in Europa, a una collega che è la massima esperta, possiamo dire, già riconosciuta da numerosi premi e, come dire, da giudizi estremamente favorevoli di colleghi. Ci affidiamo a Lucia Capuzzi, che è una espertissima dei problemi ispano-sudamericani. Ecco, quindi a te la parola. Che cosa sta succedendo tra Barcellona e Madrid? Si va profilando la possibilità di un governo, non dimentichiamo che la Spagna è andata al voto per la quarta volta in 2 anni, una situazione inedita, nel senso che la Spagna non riesce a formare un governo, una maggioranza stabile. Ora, dopo la decisione del Premier Sanchez di convocare di nuovo le elezioni, dopo quelle di aprile, per non essere riuscito a formare una coalizione con le altre forze della sinistra, si va profilando l'ipotesi di questa coalizione che vedrebbe la partecipazione di Podemos, questa forza della sinistra populista, che tra l'altro è divisa al suo interno. In particolare l'idea è quella di formare un governo, formare questa coalizione per impedire che l'ultradestra di Vox continui a crescere. Alle ultime elezioni ha raddoppiato il numero dei deputati, questo è sicuramente un campanello d'allarme. A complicare la situazione, e pare sia anche uno dei motivi della crescita di Vox, c'è la questione territoriale, ovvero la questione della Catalogna. Le elezioni si sono svolte poco dopo la sentenza del tribunale che ha inflitto pesanti condanne ai leader separatisti catalani, e questa sentenza è stata vista da Barcellona come una sentenza politica più che giudiziaria. E in un momento in cui Sanchez da una parte parlava di aprire un dialogo e dall'altra ci sono state queste condanne pesanti, ovviamente ha creato forti manifestazioni, una forte protesta che ha fatto radicalizzare anche la parte, la componente nazionalista spagnola intorno appunto alla proposta di ultradestra di Vox. Ora, è probabile, almeno dalle prime reazioni a questo voto, che finalmente si riesca a formare questa coalizione tra socialisti e Podemos. Bisogna capire quando, un'idea che ricorda un po' il patto PD 5 Stelle, no? Bisogna capire un po' quanto questa coalizione poi possa essere stabile. Sembra anche questa volta che più che un accordo fra due parti sia un accordo contro, per impedire a una forza che viene vista come una minaccia, che è appunto l'ultradestra di Vox, di avanzare.